Perché oggi poi noi apriamo sempre la puntata con l'oroscopo musicale dell'amica Silvia Pagni, è il compleanno di un grandissimo della musica italiana, anzi un componente di un gruppo che comunque ha fatto la storia della nostra musica. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un compositore, tastierista e componente di uno dei gruppi italiani più famosi. Nel 1944 a Bergamo nasceva Roby Facchinetti. Trascorre l'infanzia nel luogo di nascita, una cascina ad Astino, quartiere periferico di Bergamo. Eredita dalla madre la passione per la musica classica e da suo nonno direttore del coro. Il primo approccio nel mondo della musica avviene all'età di 4 anni, quando ad orecchio inizia a suonare un'armonica a bocca. E a 8 anni inizia a studiare la fisarmonica e il pianoforte. E verso la metà degli anni 50 inizia a far parte di alcune band per le sue doti di musicista e compositore, ma la svolta avviene allo Sporting Club di Bologna, quando nel 1966, come componente del gruppo Pier Filippi, suona anticipando il concerto dei Pooh, che sono l'attrazione della sera. E terminata l'esibizione, proprio il gruppo dei Pooh si avvicinano a Roby Facchinetti chiedendo di far parte della formazione. E nel mese di maggio nel 1966 inizia la sua avventura con i Pooh. Assume all'istante un ruolo molto importante, infatti è il compositore di maggior brani dei Pooh. Pensate, fino al 1971 tutte le composizioni, tutte le musiche passano sotto le sue mani, anche se le voci soliste sono soprattutto di Riccardo Fogli e Dodi Battaglia. Nel primo album pubblicato dai Pooh con la nuova casa discografica CBS nel 1971, pensate che Roby Facchinetti è l'unico autore di tutti i brani e lui si limita a cantare una delle strofe finali del brano Opera Prima. Con i testi di Valerio Negrini scrivono dei brani pazzeschi come Tanta voglia di lei, Pensiero, Noi due nel mondo e nell'anima, Nascerò con te, Quando una leva via e tantissimi altri. Nell'album Parsifal, che consacra la formazione storicamente più stabile del quartetto, Roby si ritaglia alcune parti vocali in Lei e lei, scritta però da Dodi Battaglia. L'anno, il posto, l'ora e solo cari ricordi, alternandosi con Dodi e Red nel cantato delle ultime due. Con l'uscita del singolo Per te qualcosa ancora, la voce principale del gruppo diventa Roby Facchinetti, che interpreta successivamente i brani di maggior successo del decennio, partendo da Linda, Pierre, Dammi solo un minuto. Il suo ruolo da leader vocale continua ancora per tutti gli anni 80 e si conferma soprattutto dopo la vittoria del Sanremo del 1990. Negli anni 90 Roby Facchinetti scrive brani per Marcella Bella, Lena Biolcati, Fiordaliso e Irene Fargo.
Nel marzo 2020, durante il periodo in Italia del Covid, scrive il brano Rinascerò, rinascerai con le parole del collega Stefano D'Orazio. Adesso andiamo ad alcune curiosità. In Italia è l'unico a possedere uno dei pochissimi Steinway, pianoforte, Imagine serie prodotti per il 70° anniversario di Lennon. È un assiduo utilizzatore dell'organo Hammond. Oltre al pianoforte, alle tastiere, suona anche la fisarmonica e l'armonica a bocca. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Un grazie da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!